Benvenuti ad una nuova puntata di In Salute. In questo nostro approfondimento parleremo di fibrillazione atriale e delle nuove frontiere per la cura di questa patologia. Lo facciamo con il dottor Gaetano Senatore, che è il direttore della cardiologia presso l'ospedale di Cirié, in cui ci troviamo in questo momento. Cos'è la fibrillazione atriale, quali sono i sintomi e quante persone colpisce in Piemonte? Allora, la fibrillazione atriale è un'aritmia che provoca un battito irregolare di alcune zone del cuore, si chiamano atri, e questo può comportare a lungo andare due problemi fondamentali: uno che riguarda la formazione di trombe all'interno del cuore, quindi la possibilità che ci sia l'ictus, e l'altra cosa, che l'altra patologia che poi dopo arriva, è quello dello scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco che è gravata anche come patologia da una mortalità molto elevata, quindi sicuramente un'aritmia grave che va curata e che normalmente colpisce il 2% della popolazione. 2% della popolazione che viene calcolato più che altro su una media normale, ma se andiamo a considerare le persone sopra i 65 anni arriva a colpire fino al 20%. Quindi in una regione come il Piemonte, dove la popolazione anziana è sicuramente più rappresentata, sicuramente il dato numerico è molto più elevato rispetto al resto dell'Italia, e quindi possiamo avere anche più di 300.000 persone affette da questa patologia in Piemonte. Quali rischi comporta avere la fibrillazione atriale e come si cura? Il rischio più importante, che dicevo prima, appunto la formazione di coaguli all'interno del cuore e quindi l'ictus. L'altro è lo scompenso. Come si cura? Allora, il primo aspetto più importante è quello di andare a tenere il paziente anticoagulato, quindi prendere delle medicine che tengono il sangue sciolto e che quindi riducono il rischio di ictus. Purtroppo il rischio di ictus non si riesce a portare a zero, ma sicuramente la terapia anticoagulante ce la fa ridurre di tantissimo. L'altro aspetto è cercare di riportare a battere il cuore normalmente, quindi togliere l'aritmia ed eliminarla. E in questo il problema fondamentale è che non ci sono delle medicine realmente efficaci per risolvere questo tipo di problema. O meglio, anche le terapie farmacologiche spesso sono gravate poi da notevoli rischi. Ecco che quindi è necessario fare qualcosa di più. Qualcosa di più è fare un intervento che si chiama ablazione, cioè vale a dire andare a eliminare i corticircuiti che si sono creati all'interno del cuore e che sono alla base dell'aritmia e che provocano tutti i problemi che abbiamo appena detto. Ecco, la cardiologia dell'ospedale di Cirié è all'avanguardia nel trattamento della fibrillazione atriale. Ci ha parlato di ablazione. Che cos'è esattamente l'ablazione transcatetere? Allora, che cos'è l'ablazione? Abbiamo detto che l'ablazione consiste nel andare a eliminare i corticircuiti che sono alla base del problema elettrico di questa aritmia. I corticircuiti si formano in una zona del cuore che si chiama atrio sinistro, e il compito dell'ablazione è quello di andare su da una vena che c'è nell'inguine, andare su all'interno del cuore e andare a eliminare questi corticircuiti. Naturalmente tutto ciò viene fatto per via percutanea, il paziente è sedato, non è una vera e propria anestesia, è sedato per evitare di sentire dolore, ma l'intervento viene fatto con i sondini che partono dall'inguine. Ciò che cosa comporta? Comporta la necessità di avere dei sistemi di mappaggio particolari che servono a ricostruire quella che è la mappa del nostro cuore, cioè vale a dire questi sondini, una volta che sono arrivati all'interno del nostro cuore, quindi li abbiamo portati su da questa vena che c'è nell'inguine, ricostruiscono tridimensionalmente come è fatto il nostro cuore, e così facendo ci permettono poi di muoverci all'interno del cuore. Quindi questi sistemi servono a ricostruire, ma a poterci guidare. Noi non vediamo l'interno del cuore, ma questi sistemi ci permettono di muovere i nostri sondini all'interno del cuore e vedere in ogni momento in quale punto preciso sono. Tutto ciò naturalmente perché parliamo di spazi di pochi millimetri e quindi una precisione importante per andare a bloccare questi corticircuiti. Dottor Senatore, il vostro è tra i primi centri in Italia ad utilizzare questi modelli anatomici tridimensionali del cuore e nuovi software intelligenti per il trattamento di questa aritmia. Allora, i vantaggi, prima di tutto, in che cosa consiste questo software? Abbiamo detto che noi abbiamo questi sistemi che servono a
navigare all'interno del cuore, quindi il sistema mi permette di conoscere la posizione reale del sondino con una precisione millimetrica di dove sono all'interno del cuore. Il vantaggio di questi software è che ci permette di andare a verificare quello che è la lesione che noi abbiamo fatto, cioè nel momento in cui noi sappiamo dove siamo e dobbiamo andare a eliminare il cortocircuito, noi dobbiamo essere sicuri dell'efficacia del nostro trattamento e nello stesso tempo della sicurezza, perché dobbiamo eliminare solo il cortocircuito responsabile dell'aritmia. Lo scopo di questi software è che ci permette quindi non solo di essere precisi come localizzazione, ma cercare di essere efficaci nella nostra terapia e quindi sapere precisamente in quel momento se l'energia che noi abbiamo erogato ha permesso realmente l'eliminazione del cortocircuito. Quindi questo è il vantaggio di questi software moderni. Quali vantaggi per il paziente quindi? Il vantaggio prima di tutto è cercare di essere efficaci subito e quindi con una sola procedura e quindi evitare di dover tornare magari a completare il lavoro perché ci sono zone dove l'energia non è stata efficace nel eliminare il cortocircuito, e nello stesso tempo sicurezza, perché a quel punto noi eroghiamo l'energia strettamente necessaria e cerchiamo di evitare danni più importanti, quindi le complicanze purtroppo che esistono di questi tipi di procedure. Ecco, dottor senatore, quali consigli darebbe alle persone che soffrono di aritmie, appunto, come la fibrillazione atriale? Allora, noi stiamo parlando di persone che già sanno di avere l'aritmia. Prima di tutto io tornerei un attimino indietro e cercare di parlare, di partire dalla prevenzione. Cioè, molte persone non sanno di avere questo tipo di aritmia e purtroppo il primo evento nel quale scoprono di avere l'aritmia può essere anche un evento importante come un ictus. E sappiamo benissimo tutti che cosa significa avere un ictus e che cosa comporta poi nel futuro. Per cui la prevenzione è importante e quindi cercare l'irregolarità del polso con la mano, con il medico che ci visita, piuttosto che anche con i nuovi dispositivi wearable, può essere importante. Una volta che abbiamo scoperto questo tipo di aritmia, rivolgersi a un cardiologo per cercare di capire quale può essere il trattamento più efficace, e da questo punto di vista l'ablazione può rappresentare veramente il trattamento più efficace. Ecco, quali sono le altre patologie principali cardiache che trattate presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Cirié, che è un'eccellenza a livello regionale, non solo? Allora, come cardiologia noi ci occupiamo a 360 gradi di tutto ciò che riguarda le patologie cardiovascolari, per cui noi ci occupiamo soprattutto del trattamento del paziente acuto, e quindi il paziente che arriva con la sindrome coronarica acuta, il cosiddetto infarto, viene trattato immediatamente e c'è la sala di emodinamica che permette poi di andare a curare, a riaprire le coronarie ostruite. Ci occupiamo naturalmente di tutto ciò che riguarda le cardiopatie congenite, ci occupiamo di quelle che sono le cardiopatie acquisite, quali cardiopatie dilatative piuttosto che cardiopatie ipertrofiche, e andiamo a utilizzare la nostra sala operatoria non solo per l'aspetto delle aritmie, quindi dell'ablazione, ma per la cura a 360 gradi di tutti i tipi di aritmie, tutti i tipi di cardiopatie ischemiche e molte cardiopatie strutturali, quali la chiusura del forame ovale perveo piuttosto che la chiusura di auricolo, che sono o dispositivi che vanno a fare la plastica della valvola mitralica. Quindi tutto ciò che non comporta la necessità di avere una cardiochirurgia in sede, cosa che non è presente a Cirié viene svolto. Quindi riusciamo a 360 gradi a coprire tutte quelle che sono le patologie cardiache, con circa 1500 ricoveri l'anno e quindi con un turnover molto elevato di pazienti. Quindi cerchiamo di curare quante più persone possibili, visto appunto il tema delle liste d'attesa, che in questo momento è un tema importantissimo. L'altro aspetto secondo me importante, quello che facciamo, è cerchiamo di fare telemedicina. In che modo? Sicuramente non siamo ancora in grado di andare a gestire pazienti che non hanno patologie o comunque patologie croniche seguiti a domicilio, ma noi ci andiamo a occupare di tutti i pazienti che mettono un dispositivo cardiaco, quindi parliamo di pacemaker, defibrillatori, loop recorder, noi siamo in grado di seguirli a distanza con il controllo remoto, e quindi la telemedicina per noi è molti dei nostri pazienti vengono seguiti con questi apparecchi, vengono seguiti a casa e quindi hanno la possibilità di essere valutati e eventualmente richiamati in caso solo di emergenza, quindi senza necessità di venire in ospedale anche per le visite di controllo.
È tutto dunque per questa nostra puntata di In Salute, tutto sulla fibrillazione atriale. Grazie per essere stati con noi.